Osteria del Terrore. Ciao a tutti, oggi è il 24 di dicembre, quindi penso che sarà l'ultimo video dell'anno. Non so quando riuscirò a farlo uscire, spero entro la fine dell'anno. Comunque tanti auguri di buon Natale, buon anno. E niente, oggi siamo a Ridracoli, quindi siamo nel Parco delle Foreste Cresentinesi, località famosa perché alla fine degli anni 70 è stata costruita la diga che dà da bere, insomma, a tutta la Romagna. E oggi, facendo dei camminamenti non segnati, raggiungeremo l'altopiano di San Paolo in Alpi, a circa 1000 metri di quota. Una quota di circa 640 metri e niente, qui c'è il primo rudere, si chiama Lavacchio. Allora, siamo finalmente sul crinale, pezzo nel mezzo un po' complicato perché ci sono dei bolli, ma non è che aiutano tanto. E siamo circa 780 metri di quota, non so se si vede, ma maglietta termica, ma dovuto togliere, mettere una maglietta a mezze maniche. Non siamo il 24 di aprile, ma 24 dicembre, però il meteo sembra veramente impazzito. Adesso cominciamo a percorrere questo crinale e poi ci dirigiamo verso San Paolo. Abbiamo appena passato questo bel traverso che è molto ripido, quindi col bagnato meglio di no, però poco prima c'è un bivio segnalato da un omino che ci permette, se le condizioni meteo sono un po' avverse, di scendere per innestarsi su uno stradello per il mountain bike e arrivare a San Paolo in Alpe di qui. Invece
Noi adesso proseguiamo e tra un po' ci dovremmo innestare sul sentiero che hai e arrivare a San Paolo in Alpe, che è esattamente qua sopra. Siamo quasi a San Paolo in Alpe. Questo è il crinale che abbiamo fatto. Guardate che meraviglia. Oggi 24 dicembre, sembra una giornata primaverile. Temperature sono 17-18 gradi, mi diceva il Garmin. Veramente incredibile. Siamo a San Paolo in Alpe. Questi sono i ruderi, questo è il bivacco che è stato restaurato meno di un anno fa. E dopo ci andremo a fare un giro. È diviso in due parti. Allora, una parte è sempre accessibile, mentre una parte è accessibile breve prenotazione. Adesso ci stiamo avvicinando quel che resta della chiesa di Sant'Agostino, e questo in antichità era un eremo, poi è stato via via abbandonato e dal 1700 circa era diventata la parrocchia degli abitanti di Corniolo, quindi di questa vallata, e di Ridracoli, quindi della vallata dove siamo venuti. Una cosa anche abbastanza singolare che la parrocchia sia in quota e non a valle, come spesso capita. C'è da dire anche che qui questa era, come potete vedere, un'ottima base per i partigiani, perché potevano essere riforniti agli alleati con gli aviolanci, e appunto qui c'è stata una battaglia con i nazifascisti, perché insomma avevano scoperto questa postazione e quindi venne praticamente tutto distrutto. Adesso andiamo al bivacco. Credo ci sia anche d'altra gente, anche se mi sembrava di essere da solo. Evidentemente qualcuno è arrivato nel frattempo. Così ci mangiamo qualcosa, che ora? Che ora? Mezzogiorno e mezzo, orario perfetto. Questa è la parte del bivacco che è aperta, molto spartano, anche qui. E non c'è da fare fuoco. Però, come riparo benissimo sopra, c'è la parte gestita. Infatti sono andato a vedere che sono dei ragazzi, molto bello, con 4 posti letto. Questo è il sito i ragazzi che gestiscono, quindi se volete affittarlo contattate loro. Abbiamo lasciato da poco San Paolo e siamo scesi sullo stradello, poi abbiamo preso a sinistra un sentiero sempre che non è segnato, ma c'è un bollo rosso su un albero, e questo è abbastanza conosciuto in zona come il sentiero delle vacche, perché adesso in altre stagioni spesso si trovano le vacche qui a pascolare. Thank you.
l'arco crinale è veramente bello. Poi oggi, questa giornata, guardate che roba. Dice un mio amico vicino a Sentieri Cai, ce n'è un altro molto più bello. E tante volte è veramente così. Crinale molto panoramico. Per ora si percorre senza nessun problema. Allora, siamo sempre sul crinale della Vacca. Non l'ho segnato, però è veramente semplice perché alternative non ci sono, quindi o si segue questo sentiero o ci si butta in un dirupo, quindi a voi la scelta. E tra un po' dovremo cominciare a vedere anche la diga di Ridracoli, che in questo momento dovrebbe essere particolarmente bella, dato che fino a due giorni fa tracimava, che è una cosa abbastanza insolita, perché solitamente tracima in primavera quando si sciolgono, ma quest'anno di neve non si è ancora vista, quindi se ha piovuto molto si inquina lo stesso, quindi tra un po' cominceremo a vederla probabilmente. Sbucati io sulla strada di accesso a Ridracoli, ho fatto l'ultimo tratto con dei simpatici signori del CAI di Cesena e niente, adesso qua giù alla curva riprendiamo il sentiero Natura che ci porta al parcheggio del museo e poi chiudiamo l'anello, quindi direi che è quasi tutto.